Dunque, parliamo adesso dei muscoli della mano. I muscoli della mano sono presenti tutti nella parte palmare della mano e possono essere divisi in tre gruppi, che sono i muscoli dell'eminenza tenar, i muscoli dell'eminenza ipotenar e i muscoli palmari, che a loro volta vengono distinti in muscoli lombricali e muscoli interossei. Dunque, per quanto riguarda i muscoli dell'eminenza tenar, il gruppo dei muscoli dell'eminenza tenar è costituito da quei muscoli che sono destinati al pollice e quindi fanno capo al primo metacarpale. E sono il muscolo adduttore del pollice, poi abbiamo il muscolo abduttore breve del pollice, il muscolo flessore breve del pollice e poi il muscolo opponente del pollice. Quindi sono quattro in tutto. Per quanto riguarda l'eminenza ipotenar, abbiamo il gruppo dei muscoli dell'eminenza ipotenar che sono sostanzialmente muscoli destinati al mignolo e quindi presenti a ridosso del quinto metacarpale. Andiamoli a vedere. Abbiamo il muscolo palmare breve, questo muscolo qui è un muscolo cutaneo rudimentale, come possiamo vedere. Poi abbiamo il muscolo abduttore del mignolo, questo qui, il muscolo flessore breve del mignolo, dicevo abduttore, notiamo dove inserisce e quindi permetterà al mignolo di abdurre, poi il muscolo, dicevo, flessore breve e il muscolo opponente del mignolo. Adesso andiamo a vedere i muscoli palmari. I muscoli palmari sono presenti nella parte palmare media della mano, appunto, e ecco, abbiamo i muscoli lombricali. Sono quattro muscoli fusiformi, interposti anzi ai tendini del muscolo flessore profondo delle dita, ecco, questi qui, e tra l'altro li uniscono ai tendini, qui non è visibile, del muscolo estensore delle dita. Per quanto riguarda invece i muscoli interossei, abbiamo i muscoli interossei palmari, questi qui in rosso, sono tre e sono posti negli spazi interossei, negli ultimi tre spazi interossei, quindi sono quattro, questo è il primo e questi sono gli ultimi tre, tra le ossa metacarpali, mentre più profondamente troviamo i quattro muscoli interossei dorsali che sono posti in tutti e quattro gli spazi interossei tra i metacarpali, appunto.